Allora, in regia Midas M32, questo qui. Sul palco la Stagebox Midas DL32 e come mixer di palco un X32. Come si collegano tra di loro in digitale? Prima di tutto dobbiamo decidere chi fa i gain, perché i preamplificatori sono all'interno della Stagebox e solamente un mixer può controllare i gain dei preamplificatori, ovviamente, se no diventa un casino. Quindi bisogna decidere quali dei due mixer controlla il gain dei preamplificatori che sono all'interno della Stagebox. La cosa consigliata è quella di farlo fare al mixer di palco, perché se lo fate con il mixer front of house, cioè quello in regia, insomma, che fa il suono per il pubblico, poi se qualcuno va a toccare i gain sballerà anche il volume sui monitor, e questo è meglio evitarlo. Questa è la Stagebox DL32 Midas 32 in e 16 out. Dietro dovete collegare le due connessioni AS50 in Ethernet alle due console. Quindi se la console di palco farà i preamplificatori, come abbiamo deciso, andrà collegata alla connessione A, mentre il mixer front of house, la regia, va collegato alla connessione B. Sull'X32, che quindi gestirà i monitor, andate sulla pagina setup e settate il clock source come interna. Vedete che così ogni canale ha il gain e ovviamente potete anche inserire la phantom power. In regia, nell'M32, il cavo che parte dall'uscita B della Stagebox, uscita Ethernet, va a finire l'ingresso A del Midas M32 in regia. Nella pagina setup il clock source va settato sull'AES50A, quindi l'ingresso che abbiamo appena collegato. In regia, quindi nel mixer che non comanda i preamplificatori, vi rimarrà un trim con più o meno 18 dB di gain, quindi avete comunque margine per alzare o abbassare il segnale che arriva dalla Stagebox.